Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Questo è un format ripreso dal canale di Mirko Smith. Vi lascio i suoi video su nelle schede, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno. Io però quasi sicuramente ve lo propongo solo quest'anno, solo oggi, perché prima di tutto ci tengo a sottolineare che non è un mio format, è di Mirko, lo ha inventato lui, quindi dovrà essere lui a proporvelo ogni anno, se vorrà. Secondo, perché mi piacerebbe per quest'anno, che dovrà essere ancora un po' difficile e portiamo tutti pazienza, ne usciremo. Quindi, dato che sarà ancora un anno difficile, prevediamo libri da 5 stelle, quindi anche letture impegnative, ma anche bellissime. Riempiamoci di buone letture e di buoni libri, appunto, soprattutto da quelli da 5 stelle, insomma. Ci sta questo video per quest'anno, però partiamo subito, partiamo subito. Allora, il primo è Il mare senza stelle. Nei mesi passati ho visto video recensioni molto positive, ho letto anche sui vari blog, comunque su internet in generale, diciamo pareri molto positivi. Diciamo 8 persone su 10 hanno dato 4-5 stelle a Il mare senza stelle, e quindi secondo me potrebbe essere anche per me un libro 5 stelle. Però, nonostante io abbia l'hype per questo primo libro, l'hype più emozionante e più alle stelle è per La guerra dei papaveri. Io, ragazzi, non ci crederete mai, ma ho beccato, forse per fortuna o non lo so, per casualità, tutte recensioni su questo libro super positive. Davvero non ho trovato una recensione negativa sulla Guerra dei Papaveri. Naturalmente i gusti sono personali, magari c'è chi ha dato 4 stelle perché qualcosa non ha convinto, però anche 5 stelle perché è stato magnifico, magari per qualcun altro. Senza difetti, senza niente, sembra un libro perfetto, perché anche dare 4 stelle su 5 non fa mica schifo, insomma, no? È un voto buonissimo, 4 stelle su 5. E quindi anche secondo me potrebbe essere un libro da 5 stelle. Poi Non Fantasy, che io praticamente ho visto recensito praticamente ovunque fino all'esasperazione, è Cambiare l'acqua ai fiori. Non ho mai capito di cosa parla, non lo so, però ho letto, diciamo, buona parte delle recensioni positive. L'hanno letto praticamente tutti, è spopolato praticamente Cambiare l'acqua ai fiori. Pensare che io sono su un gruppo, ero su un gruppo Facebook perché poi per varie cose mi sono cancellata. Su questo gruppo, su Facebook, praticamente ogni giorno c'erano almeno 5-6 post, se non di più, su Cambiare l'acqua ai fiori. Poi io avrei veramente tipo basta, ho capito, adesso lo leggerò anche io, lo comprerò, non vi preoccupate. Nel 2021 sicuramente lo farò e poi vediamo se sarà veramente da 5 stelle. Io penso di sì, comunque. Ne parlano tutti, lo leggono tutti, pare che piace, quindi secondo me sarà da 5 stelle. Sarà da 5 stelle, secondo me, anche Moby Dick. Io ho l'edizione orrenda. Adesso non la prendo perché se no mi devo alzare qua, faccio casino. Però anche su Moby Dick ho letto pareri positivi, non sempre da 5 stelle, però io sono fiduciosa su questo classico. Sapete che io proprio i classici proprio zero riporto zero, però qualcuno mi è piaciuto. Sono fiduciosa anche su Moby Dick, devo essere sincera. Poi abbiamo un altro, diciamo, classico, posso definire così, che è Cecità. Sono fiduciosa per lo stesso motivo di Moby Dick, quindi diciamo che vanno un po' a pari passo questi due libri. Ultimo libro bonus, che secondo me sarà da 5 stelle, è Il gioco dell'angelo, che è il secondo libro della storia del cimitero dei libri dimenticati di Carlos Ruiz Zafón. Io ho letto L'ombra del vento lo scorso anno, è stato meraviglioso, è il libro più bello che io abbia mai letto, non dico in tutta la mia vita, però almeno degli ultimi anni. Però
probabilmente anche in tutta la mia vita, se ci penso. Sì, uno dei libri più belli che abbia mai letto. E Il gioco dell'angelo dovrebbe essere autoconclusivo, quindi secondo me lo si può leggere anche senza L'ombra del vento, però, dato che fanno parte tutti dello stesso mondo, anche poi i seguiti da appunto Gioco dell'Angelo in poi fanno tutti parte di questo ciclo che è il cimitero dei libri dimenticati, diciamo che comunque seguire l'ordine di pubblicazione e leggerli tutti non guasta, anzi fa benissimo, insomma. Io ho già letto appunto il primo, quindi che mi è piaciuto da morire, quindi secondo me anche Il gioco dell'angelo, quindi il secondo di questa storia, potrebbe essere da 5 stelle. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like o fatemi sapere nei commenti quali secondo voi sono i libri tra questi che potrebbero essere da 5 stelle o altri titoli che voi vi aspettate che siano da 5 stelle. Mi raccomando, i video di Mirko sono su nelle schede e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!